Ciao a tutti amici Tarkroxiani e ben ritrovati finalmente in questo nuovissimo video. Oggi c'ho da aggiornarvi, sì, perché è passato un mese circa, mamma mia che schifo, l'attesa è stata enorme, ma ne varrà la pena perché oggi, ragazzi, andiamo a divertirci. Sta ad aprire uno schifio dei cristalli che vi farò vedere tra pochissimo. Non ce la facevo più, infatti oggi ho dovuto ritagliare un po' di spazio, un po' di tempo per aprire questi cristalli perché non ce la facevo più, veramente. Però mi sono ripromesso di non aprirli e ho detto no, Dio Darkroxiano non può aprire questi cristalli se non quando farà un video. E difatti oggi è arrivato quel momento perché comunque già facevo più, devo anche far salire i cristalli, gli eroi che possiedo, però per potenziare alcuni eroi che già possiedo mi sono detto beh no, aspetta un attimo, andiamo prima ad aprire qualche cristallo e vediamo chi vale la pena rangare. Ma prima di partire, di cominciare con il succo succoso del video di oggi, vado a salutare i miei amici 173191 e Filippo Balzano. Bella per voi raga, bella per voi. Ora, bando alle ciance, partiamo subito con il succo del video di oggi, che è questo qua, Zona Cristalli. Guardate qui che robetta che ho accumulato, e questo è praticamente quello che andrò ad aprire oggi. Qui c'ho nei cristalli generici un bel cristallone eroe Nexus 5 stelle, il primo Spada Pam. Poi abbiamo nei cristalli di schegge, come potete ammirare, 10 cristalli duali scientifici mistici, ne ce n'ho la bellezza di 10. Ho puntato su questi perché la capitana, mi ero stufato di provare a prenderla, quindi ho detto buttiamo, se la capitana non arriva, se buttiamo su lui Doom. Speriamo che oggi uscirà. Ma i cristalli più importanti che mi preme ad aprire oggi sono questi, cari amici Darkroxiani, eccoli qua. 3 cristalli eroe 6 stelle, e chi gioca in questo gioco da almeno 2 anni sa che se non spendete un poco di sordino, di dinero, è difficile accumulare questi scheggioni che vi permettono di aprire gli eroi più ambiti e ricercati del gioco. E poi nei cristalli speciali ho da aprire 5 cristalli eroi e dei, che sono le schegge che si accumulano nel torneo, diciamo, di questo mese, mentre nel mese passato anche lì li ho tenuti per aprirli insieme a voi. 7 cristalli della tromba di ferro, sì, eccola qua, 7 cristalloni. Anche qui c'è la possibilità di beccare un eroe Spadabem 6 stelle. Quindi comincerò molto probabilmente con questi, ma voglio farvi fare prima una leggera ma veloce carrellata nei campioni che sono tutti pronti, li pendono dalle mie dita, come vedete, per essere potenziati, 6 stelle, 5 stelle, 12 stelle, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi scarrellando così nei miei eroi, ho scoperto una cosa, che qui se andate nel filtro, no, il bottone qui in basso a destra che sembra il bicchiere de Martini con l'oliva dentro, voi lo aprite, fate filtro, c'è una cosa qui che io non avevo mai visto. Se il dito me funziona, ecco qua, voi fate collezione, posseduto, non posseduto, e poi mettete oddio come avevo fatto a uscire fa qua la cosa, sali di livello, no, promuovi massimo, no, ah no no no, aspetta, ecco, non era qui negli eroi ma era nell'inventario, catalizzatori, aprite il bicchiere dei martini, filtrate. È una cosa che a me mi ha scioccato, perché questo gioco prevede molto probabilmente qualcosa di, eccolo qui, di orribile. Il catalizzatore, eccolo qui, lo vedete, catalizzatore Clintar. Mi sono detto
Oddio mamma! E questo ci vorrà per fare rango 5, probabilmente un eroe 6 stelle, ma ancora più spaventoso se la Kabam deciderà di mettere eroi 7 stelle, ma non ho sentito niente a riguardo. Poi ci sono i catalizzatori di basilari di grado 6, eccoli qui, anche questi. E io sono rimasto scioccato perché andiamo avanti così, sto gioco non si finirà mai, diventerà sempre più complicato, ma soprattutto sempre più spendarello per far gioco bello, e a me questi giochi alla lunga mi danno un po' fastidio. Ma bando alle ciance, questo è solamente il parere di un misero dio Tarkroxiano lasciato così nelle lande desolate del pianeta Tark. Cazzo, stai a dire! Andiamo avanti, allora andiamo subito sui cristalli. E no, aspetta, c'era un'altra cosa che vi volevo far vedere, così l'apertura dei cristalli sarà ancora più emozionante. Come avete visto, gli eroi ce ne sono tanti, diversi, tutti pronti per essere potenziati. L'altra cosa che volevo farvi vedere è questa qui. Negli oggetti ho la bellezza di 3 gemme del risveglio. Tecnica mutande, non ce n'ho 3, ce n'ho 4. Chimica e mistica. Questa naturalmente, se oggi becco Doom, sbalabem, partirà alle stelle. Perché poi, oltre alla gemma del risveglio, ho, eccole qui, 100 pietre evolutive mistiche, nonché altre 11 da più 5. E vabbè, che queste ce l'ho tutte, avevo accumulato anche le cosmiche per la capitana, chissà. Quindi ce n'è proprio. Cioè, farò un salto di qualità oggi, oppure un salto dritto nel secchio della monnezza o del cesso. Poi qui anche nella riserva, come vedete, gli oggetti, guardate la gabam che infima infame, che ho accumulato ancora mistici e cosmici. Come vedete, non ce n'ho altro in scadenza nella riserva. Che mi fa capire che sotto al sotto del malocchio del biscocchio ci sta la fregatura, perché come mai tra tutte le classi che ci sono proprio mistica e cosmica continuano ad accumulare? Perché sono arrivato a 100 nell'elenco totale. Allora diciamo, questo ce n'ha tanti, damo i neanche. Come quando cercate un eroe che volete tanto e non lo trovate, che ve dà lo schifo 12 volte e ve lo continuerà a dare. Però vabbè, come si dice a casa mia, vivi lascia vivere e chi se ne frega, o meglio alla romana sti cazzi. Andiamo sui cristalli, finita il preambolo, cominciamo subito ad aprire. Io direi di partire subito con gli speciali, che sono quelli che mi attirano un po' meno. I più vecchi sono questi 7 cristalli trombe di ferro, li aprirò tutti e 7 contemporaneamente, anche per fare il video non troppo lungo. Ripio un attimo fiato, vediamo se uscirà un eroe 6 stelle. E uno. E due. Aprimo. Ci vuole un po' quando sono tanti. C'è la connessione che fa che arriviamo. Numpa, eccolo! Oddio mio! Allora, come potete vedere, Doom l'ho beccato, ma 4 stelle ce l'ho già, quindi pazienza. Invece ho preso 5 stelle, lui, il mitico Mefristico. Mefristico ce l'ho già pure risvegliato, ottimo eroe, molto interessante, mi piace. E vedremo se un giorno lo porterò su, perché insomma, nella lista degli eroi da fare prima di chi ce ne sono ben altri. Ora vediamo, sono 3, 2, 5, c'è un 3 stelle qui, mi sembra vedere, e c'è ancora un eroe nascosto. Andiamolo a scoprire insieme, spizzando come al poker. Oh, chi sarà? Oh, c'è un altro 5 stelle! Ok, vediamo cosa si nasconde in questo angolino. Andiamo a sfogliare piano piano piano. Che ansia terribile, che ansia terribile. Chi è? Ah, che schifo! Ce l'ho già, lo risveglio, vabbè. Schegge di cristallo eroe. Schegge di cristallo eroe 6 stelle accumulate.
Mefitico, Teschio Rosso, convertiamo il tutto per tutto e andiamo subito alla prossima apertura. Emozionante, emozionante la prima apertura. Due eroi 5 stelle su 7, non male. Un 4 stelle tanto di cappello, che è lui, il mitico lui, Doom. Ai, oddio, mi sono accecato l'occhio. Il vostro dio Tacro, sì, mortale, va avanti e continuiamo. L'apertura, dai, queste pubblicità venditoriali, non voglio niente. Ok, ora 5 cristalli, eroe degli dèi, vediamo qui se sarò più fortunato a beccare un eroe 6 stelle. Anche questi li aprirò di botto. Prendete fiato, attenzione. Respiriamo un attimo, fammi passare l'ossigeno, manata al cervello, trattenete, oddio l'embolo, eccolo, e apriamo, 1, 2, 3, un altro eroe 5 stelle, gagliardo, bestiale, lei la mitica She-Hulk, ce l'ho, la vado a risvegliare, non mi ricordo se l'avevo già risvegliata, mi pare di no. Su 5 cristalli, un 5 stelle e 2 4 stelle, non male, non male come apertura. Convertiamo e andiamo avanti perché l'emozione di aprire gli eroi 6 stelle, c'è un brivido che mi corre lungo la schiena, arriva tutta giù, il dito, ci stanno i peluzzi per il culo. Oddio, che emozione, che brivido freddo che sale, anzi che scende. Torniamo, basta. Torniamo ai cristalli, mamma mia. Ok, perfetto, qui di interessante non abbiamo più niente, non ho più niente. Andiamo ai cristalli normali, perché qui da aprire di emozionante ho il cristallo eroe Nexus 5 stelle, che non mi ricordo né come né perché né per come l'ho preso. E dopo di emozionante ci sono i cristalli di schiena. Fatemi controllare così. Quindi cristallo eroe Nexus, andiamolo ad aprire. Questo lo farò girare, anche perché se blocca subito la decisione sarà sicuramente ardua, ma spero di no. Ardua perché se escono tre eroi brutti è facile, ma se escono tre eroi buoni la decisione sarà ardua, perché uno non sa che cosa sceglie. Quindi lo famo girà, ecco che si ferma subito e qui qua e qua. Allora devo dire che sono tutti e tre eroi che ammiro, mi piacciono. Tra i tre, il terzo in classificato ci metto Drax. Primo in classifica, attenzione, a pari merito lo voglio mettere con Black Panther, perché Black Panther pure è un eroe molto molto utile, forte, anche se tra Black Panther e Venom, cari amici Darkroxiani, penso proprio di prendere Venom, anche perché ce l'ho già, lo risveglio e mi va a palla. Poi è un cosmico, ho tante pietre evolutive che potrei dare qui al nostro amichetto con la lunga lingua larga e fare parecchi danni, quindi Venom la scendiamo e confermiamo la scelta. Sbadabam! Venom nel team, risvegliato, simbiosi aggressiva, più 20. Ok, ok, l'apertura dei cristalli di oggi, ragazzi, si sta rivelando davvero molto interessante, non tanto scandalosa, infatti i miei urli, avete sentito, sono ancora a livello basso, basso, di lieve potenza. Quando salirò poi a livello Super Darkroxian di grado 12, allora lì vi dovete proteggere le orecchie, perché sarà qualcosa di terrificante. Allora, prima dei 6 stelle, naturalmente diamo precedenza ai 10 cristalli eroe 5 stelle che andiamo ad aprire immediatamente senza indugiare oltre. Ma avete visto che con quale velocità? Dunque, siccome sono 10 e io l'emozione è tanta, direi di aprirne 5 alla volta, quindi ne faccio aprire 5 rollandole.
rolla rolla i primi 5, gli ultimi 5 invece li apro di botto così per darne un colpo d'infarto. Primo cristallo, eroe 5 stelle, duale, scientifico, mistico. Vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, che il vostro Dotarcrocs in questi cristalli cercherà di prendere Doom. Doom mi manca, 5 stelle, pronta per lui la gemma del risveglio e pietre evolutive. Non me lo ricordavo così lungo. Ecco, si sta fermando, vediamo dove si fermerà. Oh, ok, va bene, meglio Modok che l'ubriacone che si beve le sostanze stordenti. Modok ce l'ho già, l'ho risvegliato, quindi non male. Modok in difesa è sempre utile, ragazzi. Prossimo eroe, niente di che nel primo. Vediamo se Doom i paraci possa avere la fortuna di incontrarlo. Cristallo, secondo cristallo duale scientifico mistico. Io Doom non lo vedo manco passare, me sto già demoralizzando tantissimo. Ho visto passare un Hulk immortale, mi piace, è figo, molto incazzoso come Hulk, meglio dell'originale, del primo, diciamo, il classico, molto forte. Potrei farci un pensierino di usare la pietra del risveglio su di lui. Ecco, si sta fermando invece che su Doom. Se Doom non lo prende, probabilmente. Azzo! Ci sta! Per la seconda volta ci ulca e sale a livello 60, molto bene. Mi sa che è arrivato il momento di Shulk di passare da rango inferiore a rango superiore. Dovrei averci la rango 2 ancora, mi pare, e con la seconda uscita di oggi a livello 6, rango a grado 60, direi di sicuramente di portarla su. Vedete, a volte bisogna aspettare per potenziare gli eroi, soprattutto quando avete tanti cristalli che dovete aprire, dato che potrebbe esserci un cambio delle sorti. Magari voi volevate potenziare Pinco Pallino, però Pinco Pallino nei cristalli non è uscito, è uscito Pinco Quadratino. E allora Pinco Quadratino che facciamo? Non lo volete risveglio potenziare? Sì, potenziatelo, perché conviene. Poi ci vuole, ragazzi, sto a parlare di un eroe che ormai conoscete tutti quanti benissimo. Terzo, attenzione, solamente terzo cristallo, eroe 5 stelle, duale scientifico mistico. L'apertura si sta facendo sempre più interessante e calda. Ah, una caccola. Vabbè, doveva uscire al terzo cristallo un eroe un po' meno gagliardo, però attenzione, a livello 80 anche lui, l'uomo formica, potrebbe essere davvero molto fastidioso messo in difesa in una guerra, in quei nodi dove ci vuole mezza giornata per abbatterlo, perché forse molti di voi non lo sanno, ma Ant-Man è un eroe da non sottovalutare. Poi a livello 80, ma che ve lo dica a fare. Andiamo avanti. Quarto cristallo, eroe 5 stelle, duale scientifico mistico. E di Doom nemmeno l'ombra fino adesso. Fatemi controllare che tutto gira alla perfezione. L'altro giorno, dopo mezz'ora di video di registrazione, mi sono accorto che il mio audio non c'era. Io parlavo. E l'audio non è stato registrato, ho fatto un casino dopo per recuperare tutto, perché non sono riuscito a recuperarlo, ho dovuto registrare l'audio sopra, una cosa che mi ha fatto rosicare la città. Ecco, quarto cristallo, eroe 5 stelle, mistico e... Ah, interessante, il mitico Dormammu, che... Mi mancava Dormammu, un eroe non schifo, ma in alcuni casi può essere utile.
Me sono contento di aver preso Dormammu solo perché grazie a lui che l'Italia è diventata campione di Europa, mitico Dormammu, grande! Grazie. Quinto cristallo, eroe, 5 stelle, mistico, scientifico, mistico, scientifico. Dopodiché gli altri 5, oddio, c'è un'ansia triple, aprirli tutti de botto. E quindi preparatevi perché dopo di questa rollata finale, gli ultimi 5 li aprirò tutti insieme per passare poi agli eroi sesti. Dormammu, mi sa che. Dormammu. Doom, ormai non lo vedo, non capisco perché non lo vedo nemmeno passando. C'è qualcosa che mi puzza. Quindi dopo questa apertura voglio fare una prova. Vediamo un po' se esce adesso Doom. Ma manco se lo paghi. Eh sì, fermati sulla cosa, maledizione. Fermati sulla cosa che la risvegliavo. Hulk classico, ce l'ho, campione doppione, sale a livello. Vediamo un po'. Non me lo fa vedere, forse lo vediamo qui. È livello B20. 1100 schegge di cristallo eroe 6 stelle, nel frattempo si sono accumulate. Vabbè, Hulk poteva anche non uscire tra tutti quelli che sono usciti adesso. Hulk è il peggiore, anche se meglio Hulk che l'ubriacone scientifico là, che hanno potenziato, ma a me non piace. Volevo provare a fare questo. Esco e apro un eroe 6 stelle. Addio che emozione! Colpo di scena! Colpo di scena! Apriamo un eroe 6 stelle. 1, 2, 3, vediamo il primo eroe 6 stelle che uscirà così. Mamma mia, raga! Vediamo se andrò a risvegliare un eroe che già possiedo o se invece prenderò uno nuovo. Attenzione alle orecchie, state guardando il canale del Dio Tarcroxiano, i strilli sono assicurati, le urla e i momenti sbadamiani sono altissimi, quindi nell'apertura Eroe 6 Stelle dovete essere pronti, attenzione all'urlo, i decibel sono altissimi, io intanto prendo aria e mi preparo per l'urlo Tarcroxiano. Chi uscirà? Eroe merda, un eroe otto. Bestiale! Raga, questa mena come mi sia quando prepara i gnocchi, attenzione! Bella! Ma volevo di meglio, ma vedova nera del con i manganelli che sembrano mazze ferrate, devo dire che poteva andarmi davvero peggio e la proverò, la testerò, ma già so che fa male, fa tanto, tanto male. Buono, buono, molto buono come primo eroe 6 stelle, mi è piaciuto. Ora continuiamo qui nell'apertura dei 5 stelle, facciamo un salto di nuovo nella fascia inferiore e vediamo se sono cambiati un attimo gli eroi che sballonzolano su. Mi sembra di vedere che prima non c'era, mi sembra, passare così Claire, la strega Claire Voltaire, che mi piacerebbe tantissimo prenderla 5 stelle, e a lei merita la gemma del risveglio e tutte le pietre evolutive, perché ce l'ho già 4 stelle e i danni sono davvero bestiali. Poi, non mi sembra comunque ancora di vedere Doom, io non lo vedo passare. Questa cosa mi sorge strana. Quindi blocco io a questo giro. Vediamo chi uscirà. Void, sì! Ce l'ho! Continua a salire. Void ha paura del vuoto a 110. E mi sa che è arrivato anche per voi il momento del rango 5. Sì. Ora ancora un eroe 5 stelle. Anche questa volta fermo io la sfera della sfortuna. Vediamo dove si fermerà.
e gli ultimi tre li apro di colpo. Oi, grande! Sì! Oh, ma la fortuna mi sta a girare parecchio forte, abilità potenziata, lei mi sale a 21, l'avevo risvegliata, mi pare, con una gemma, ho naturalmente Ghost, fantasma, e per questo sto esultando. Wasp pure, comunque, raga, Wasp fa dei bei danni, poi c'ha evasione automatica, puntura potente, bellissima. Ora, gli ultimi tre cristalli li apro di botto e vediamo un po' cosa. Andiamo bene, perché ho preso lui, il guardiano rosso, interessante, interessantissimo come eroe, mi piace, non ce l'ho risvegliato, non ce l'avevo per niente, sempre quello, e dovrò vedere se potenziarlo subito o aspettare. Mentre Pugno d'acciaio e Spider-Man Morales, ero contento, se non li piavo per niente, li possiedo già, li andrò a risvegliare. Quindi di buono c'è solo il fatto di accumulare schegge di cristallo eroe 6 stelle. Convertiamo il tutto, puntata velegnosa e focus per questi due eroi che già possedevo. Bello, guardiano rosso. Ed ora, cari amici, la parte finale, la parte che tutti voi state aspettando, l'apertura degli ultimi due cristalli eroe 6 stelle. Fatemi gustare ancora un pochino questo momento, poiché è passato moltissimo tempo dall'ultima volta che ho aperto un eroe 6 stelle. Avete visto poco fa che un eroe aggiunto nella mia lista dei cristalli eroi 6 stelle è stata una gran bella gnocca uscita. Vedova nera, origini mortali. Ora ci sarà una grandissima nuova apertura. Me lo sento. Oddio, no, non me lo fate sentire, perché quando me lo sento poi esce fuori l'auto. Vediamo, il prossimo eroe 6 stelle che uscirà. Ho visto Doom. Ho visto passare Doom. Pensate se un becco adesso. Se becco Doom 6 stelle, mi farò una pugnetta dietro. No, Dio mio, mamma mia. Vediamo un po' se si ferma oppure no. Giornata interessante, questa apertura è stata un po' così pazza, tutti eroi che non mi aspettavo, si ferma, attenzione. Mamma mia, se risveglio, ciccio bello. Ah! Nova. Naturalmente è la kabam che fa, veda eroi che poi già avete. Ma che c'avevo già? Ah! Oddio! Ho risvegliato Nova, riga! Oddio! Nova non è male, fa dei bei danni, interessante. Ma non mi ricordavo di averci già Nova, eroe risvegliato! Non è da spadapenne Nova, però... Oddio! Nova, ho risvegliato Nova, il razzo umano, rango 2 subito, perché è risvegliato, raga, precedenza, gli eroi risvegliati, sono 5 anni che ve lo dico. Oddio, ecco Doom, l'avete visto? Madonna, ho risvegliato il mio primo eroe 6 stelle, campione campione Nova. Devo dire che mi poteva andare davvero peggio, invece ho risvegliato Nova. Prossimo eroe 6 stelle, bella apertura, la bella apertura. Bella apertura, vediamo. Terzo ed ultimo cristallo eroe 6 stelle. Uscirà. Lo scopriremo ancora. Mamma mia. Ah, Nebula, guardate che Nebula è gagliarda, a un certo livello, un certo rango fa dei danni davvero molto elevati. La valuterò meglio se portarla subito a un rango un po' più alto,
ma davvero, ragazzi, con questa apertura di oggi poteva andarmi davvero molto male. Invece sono stato, diciamo, se dovessi dare un voto da 1 a 10 sull'apertura dei cristalli di oggi, darei 7,5-8 abbondante. Se lo merita davvero l'apertura di oggi. Ci sono stati pochi sbadabem, ma pochi ma buoni. Ecco qui gli eroi 6 stelle che ho. C'è naturalmente Spider-Man furtivo che merita il rango 2 più di ogni altra cosa. Però come vedete c'è Nova risvegliato. Quindi andrò a valutare bene la situazione. Porterò su Vedova Nera e Nebula per vedere dove arrivano. Da 6.000 a 5.000 dove arrivano. Perché ci sono per esempio Spider-Man è rango 1. Spider-Man furtivo è rango 1. Sta a 9.004. Se naturalmente tiro su Vedova Nera e mi arriva a 10.000, allora molto probabilmente farò Vedova Nera. Ma per non dilungarmi troppo, vedrò di fare un altro video e potenziare gli eroi insieme a voi. Aspetto di accumulare ancora un po' d'oro, raggiunta la soglia di 4.000. Vedrò di fare un video. Questi invece gli eroi 5 stelle. C'è Void altissimo ormai, anche Vasp che sono saliti. Vedete che ho anche 5 stelle Nova, per questo lo conosco. E tantissimi altri eroi, tutti pronti per essere potenziati, risvegliati. E con questa bella schermata, cari amici, eccola qui She-Hulk e Venom, anche loro stanno aspettando con grande enfasi il loro potenziamento. Io, cari amici, con questa schermata finale vi do appuntamento al prossimo video, che non so più ormai quando sarà, ma speriamo che ci sarà. Io vi penso sempre, non crediate che me ne frego, purtroppo però gli impegni sono sempre tanti, io lavoro tantissimo, per chi non lo sapesse io lavoro nei cantieri, quindi chissà, la vita da cantiere, chi conosce questa vita è una vita bella tosta, quindi tornate a casa che siete non morti stanchi ma proprio sdrumati, mangiate, vi fate un bicchieruzzo di vino e andate a dormire proprio così, e il giorno dopo vi dovete rialzare 5-6 di mattina. Ma io vi penso sempre, mi sento anche in colpa di non fare troppi, non fare abbastanza video per rendervi felici. Voi continuate a scrivermi nei commenti, per favore, il vostro entusiasmo. A qualsiasi altra critica volete fare al vostro Dio Darkrox, io sono qui per rispondere a tutti voi. Dio Darkrox c'è. E vi saluto calorosamente a tutti quanti. Bella raga!